terza domenica di Avvento. La liturgia chiama questa domenica la domenica della gioia, perché non c'è più equidistanza tra il punto di partenza dell'Avvento e il Natale, ma abbiamo ormai superato la metà di questo cammino e siamo alle porte di quella che è la festa dell'Incarnazione, la festa in cui ci ricordiamo che Gesù è entrato nella storia, si è compromesso con la storia. Ed è bello che il Vangelo di questa domenica, per parlare della gioia, fa parlare Giovanni il Battista e ci dice che per declinare la gioia dentro la nostra vita noi dobbiamo recuperare una categoria molto importante, che è quella della condivisione. Non c'è gioia vera se non capiamo che la gioia non è un piatto che possiamo consumare da soli, è un piatto che deve essere almeno minimo di due porzioni. Cioè deve essere un piatto condiviso, qualcosa che abbia a che fare con la solidarietà, qualcosa che abbia a che fare esattamente con il non essere nella gioia a spese di qualcun altro. La gioia non è un prezzo che gli altri devono pagare affinché noi possiamo sperimentarla dentro la nostra vita. Anzi, diventa vera proprio quando diventa giustizia, quando diventa equità, quando diventa solidarietà, quando diventa tutte quelle cose per cui il rapporto con gli altri è un rapporto vero, un rapporto giusto, un rapporto equo. La gioia si nutre esattamente di un giusto equilibrio di rapporti intorno a noi. Anzi, diventa assolutamente vera quando recupera quella grande cosa che è la solidarietà, che non è semplicemente ricordarsi che è un impegno, un proposito del Natale. La solidarietà è accorgersi che gli altri hanno continuamente bisogno di noi e noi abbiamo bisogno degli altri. Ed è questo che cerca di dire Giovanni Battista alla gente che va a farsi battezzare da lui. Dice di recuperare questa giustizia, di recuperare questa giustezza dentro la propria vita, questa onestà, perché soltanto quando noi torniamo ad essere giusti, allora forse possiamo sperimentare la gioia. Diversamente, quella che noi chiamiamo gioia, ma in realtà è un prezzo che pagano gli altri, è semplicemente una felicità travestita, perché alla base invece c'è una grande ingiustizia. Ci fu un uomo mandato da Dio, il suo nome era Giovanni. Questi venne come testimone per rendere testimonianza alla luce affinché tutti credessero per mezzo di lui. Non era lui la luce, ma per rendere testimonianza alla luce. Ora, questa è la testimonianza di Giovanni, quando i giudei gli mandarono da Gerusalemme sacerdoti e leviti per domandargli: tu chi sei? E professò, e non negò, e professò: io non sono il Cristo. Gli domandarono: chi sei tu allora? Sei Elia? E gli dice: non lo sono. Sei il profeta? Rispose: no. Gli dissero allora: chi sei, che possiamo dare una risposta a chi ci ha inviati? Cosa dici di te stesso? Affermò: io sono voce di uno che grida nel deserto. Raddrizzate la via del Signore, come disse il profeta Isaia. Essi erano stati mandati dai farisei. Costoro gli domandarono ancora: perché dunque battezzi se non sei il Cristo, né Elia né il profeta? Rispose loro Giovanni: io battezzo con acqua. In mezzo a voi sta colui che voi non conoscete, colui che viene dopo di me, di cui non sono degno di sciogliere il legaccio del sandalo. Questi fatti avvennero a Betania, al di là del Giordano, dove c'era Giovanni che battezzava.